Hi guys, sono Salvoz e vi do il benvenuto nella Boomercraft. Eccoci subito qua appunto nella Boomercraft. Questa Boomercraft è stata fatta con appunto con alcuni miei amici, tra cui Hyper, Anel, Kratis e Giuseppe0516. Quindi la Boomercraft ovviamente non è un server nostro, ma appunto come potete vedere ci sono altre persone che sono appunto Twitch Energy e un altro Twitch Energy, il fondatore possiamo dire del server. Infatti vi lascerò il link del canale Twitch in descrizione, vi lascerò anche il mio e quello di tutti gli altri. Intanto da qua la nostra piccola città. Ovviamente questo qua è casa mia, da dove siamo usciti. Poi farò il tutorial per farvela costruire anche a voi, se vi piace. E poi ovviamente oggi cosa faremo? Oggi non faremo... No, scherzo. Oh Cristo. Faremo come nostro bellissimo ritorno su YT, su YouTube. Faremo... una piantagione, sì. Oh Cristo. Uccidiamo intanto questo ragno. Ok, eccolo qua, è destroyed. Grazie pecora. Poi questa qua è la statua. Intanto facciamo un piccolo, porca puttana, un piccolo tour della città, se ci riesco. Questa qua è casa mia, sul laghetto. C'è il porticciolo. Porca puttana. No, mi ha fatto del seme. Mio Dio, muori. Quanto danno fanno? Peccato. Vi faccio vedere la mia skin. Questa qua di dietro con la S. Questa qua davanti. È un pochino buggata, non so il motivo. Poi ovviamente prima persona. Mangiamoci il panino. E quindi, ah, ecco, c'è anche Dado che è un oddio, aiuto, curati, curati. Ah, come mi ha preso? Se ci muoio che fail. Laggo, dov'è? Ok, come oddio. Aiuto. Quindi devo mettere polti. Porca puttana, ma non se ne può più. Oh, sto video è un combattimento contro i mo. Ehi, ehi, ehi. Porca puttana. Quindi no, non guardare negli occhi. Quindi vorrei fare una bellissima piantagione in questa zona. Ovviamente per tutti, perché se qua facciamo una cosa facciamo in collettività, tranne le case ovviamente. Qua sì, ci abbiamo tantissime bellissime piantagioni da usufruirne, ovviamente, che utilizziamo ognuno. Tipo questa qua, ho fatto il pane, che ho 35 già, ne ho mangiati 10, 11. Questa qua poi è la stalla, c'è il mio cavallo, la mia stalla, quindi con il mio cavallo. Questa è sempre casa mia, che vi lascerò il tutorial per farla anche voi. Poi c'è il mio giardinetto, casa di Kratos, casa di Mana, casa di Giuseppe ancora da finire e casa di Hyper. Ehi bro, vieni qua. Se mi esplodi come oggi giuro che ti uccido. No, 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 l'acqua, l'acqua, l'acqua. Muori, fraccia. Muori, bravissimo, piano piano. Due polli da spada. Oggi sono morto con l'armatura di ferro, non so, con le altre cose utili, peccato. Poi per sbaglio ho sprecato tutto il ferro che restavo, grazie, perché ho fatto tantissime spade, a caso. Ora vi faccio vedere. No, oddio, che salvataggio. Ecco qua, oh mio Dio, no, non è vicino. Non mi ha visto, come mi ha visto? Come mi hanno visto? No, 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 no. Corrono un casino. No! E adesso sono morto. Porca puttana, chicca a capo. Ok. E no,
Quindi qua c'è. Quante spade di ferro. Qua c'è un'altra cassa. Ma questa qua è una cosa segreta, non lo sapeva nessuno. L'ho fatta oggi. Ora lo sanno tutto il mondo. Cos'è? Materiali scavati XD. Qua è work in progress. Cristo. L'accenso qui. Ho finito tutto il ferro. Quindi, dobbiamo fare. Vi devo far vedere le spade, ve l'ho fatto vedere. Che palle sti mob. Questo qua invece è il mio magazzino. Stanza da letto, rigorosamente con il letto yellow. Piccolo divanetto, piccolo tavolino per mangiare. Piccignacolo, giardinetto, tetto. Vasi con delle siepi attribuite a piante. Basta. Quindi, piccignacolo da merda, vieni qua che ti spacco. Mi sento forte. Ho piccignato, dove sei? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma che minchia è sta cosa? Oh! Oh, ma che è un film horror? Oh! Oh! Vieni qua, brutto fratello. When a roaming familiar faces. Non ci credo, Dio mio. Ah, tanto non ho perso niente qui. No, mia sposa è cosa? Bruh. Quindi, che palle, sti mob troppo pili, hanno troppo fastidio. Vabbè, ci sta intanto. Quindi, diamo. Quindi un minutino, quando controllo una cosetta. Va bene, quindi, ci mettiamo subito al lavoro, quindi andiamo a fare delle cose, posso dire, più che decenti. Ovviamente faremo, appunto, come vi ho detto, una bellissima piantagione. Poi verrà, come si dice, automatizzata. Ovviamente il consenso deve essere di tutti per automatizzarla. Quindi costruire una base abbastanza grande, con tantissime tramocce, casse, tante roba varia. Ok, abbiamo tantissimi intanto semi. Prendiamoli tutti. Ok, possiamo le cose non necessarie come tutte queste cose belle. Anche il fiore. Ci sta. E devo prendere invece della cobblestone, che ovviamente non mi ritrovo. Dove la vado a prendere un po' di cobblestone? Ok, vabbè. Sacrifichiamo un po' qua. Oh! Sacrifichiamo. Quindi va bene. Perché ho dovuto dire sacrifichiamo? Che invece il carbone. Facciamo anche delle torce in modo che un pochino di mob ne spawnano molto di meno. Quante ce ne sono? Ok, non li rifiuto però. 10. Ok, quindi 20. 20 torce. Easy man. Easy, easy, easy. Quindi, ok, facciamo questo. Trasformiamoli tutti in bastoni. Bastoncini piccolini. Facciamo 60. Esageri. Perché esagero? Ni Cristo, Dio, di volte mi piace esagerare. Ecco qual è il problema. Tutte le zappe. Ecco, tutte le zappe sotto. Vabbè, ci sta. Ne teniamo due, questa qua clicchiamo F e la portiamo qua. Qua teniamo le altre torce, andiamo su. No, aspetta. Ok, it's good. Ok, è diventata anche day. Quindi, yeah. Abbiamo due stacchi non a portata su. Ma porca puttana, ma non è possibile. Non muore. Due hit nulle. Muori, fra.
Stiamoci zitti. E basta. E dopo due ga. You speed. Speed. Please speed. Ok. Ah, ok, quindi. No, io la volevo fare qua, quindi. Ehi, che cos'era quella cosa? Ok. Quindi io so che è per 8. Quindi se noi facciamo tutto qua. Porca puttana sta roba. Ok. Riempiamo tutto quando. Ok, lo so che i primi video saranno noiosi perché appunto non c'è niente da fare. Perché la casa è già fatta, tutto è fatto, quindi le prime cose sono anche queste qua, la sopravvivenza. Ah, mi sa che qua non arrivi l'acqua. L'irrigazione dell'acqua, no, sì, arrivare. Se uno non mette. Ah, che sta arrivando, dai. Ok, perfetto. Quindi qua c'è tantissima roba di pane già. Quasi due stack. Quindi, buono. No, ho rotto per sbaglio qua. Quante terre abbiamo? Non ci basta allora per questo. Ok, vediamo. Ci sta. Sono rotta la pala. Vabbè, possiamo dire perfetto. Perfetto. Ok, mettiamola qua. Poi ci facciamo i paletti. Poi facciamo vedere. L'abbellimento verrà fatto in un altro video. No! Ho rotto qua. Io sto finendo le zappette. Ok. Quindi velocità. Quindi siamo 1, 2, 3, 4. Quindi dove lascio la torcia significa devo fare il paletto. Ah, bello, qua viene molto. Possiamo farlo tutto. Perché c'è anche l'acqua da. Ehi! Fammi parlare prima. Mi sto dicendo di farlo tutto perché c'è anche l'acqua da quella parte. Ok, questo qua è abbastanza veloce. Abbiamo ancora un sacco di. Ok, sono da solo con un admin. Mi faccio bannare. mi sa che qua non si può. Vediamo. Ripensiamo di nuovo tutto qua. Vediamo se rifà di nuovo, ma non credo. Quando vorrei automatizzarlo qua tutto? Che già stanno iniziando anche a crescere. Significa che il metodo funziona? Vabbè, sai. Io direi di non farlo tutto. Direi di lasciarlo un attimo così. Quindi farlo anche qui. Ehi! Quindi io direi di lasciarlo così. Vabbè, continuiamo ancora. La zappara. Ok, ci sta, dai. Ehi, tu. Ma forse qua è anche troppo, direi. Uno, due. Eh sì, qua è troppo. Non credo che
si potrebbe fare la qualcosa. E perché stiamo guardando, guardando un pochino il sole? Va bene, va bene. Quindi, benissimo. Continuiamo. Qua tutte queste belle misure. Quindi, oi, attenzione. Ok, anzi, sta venendo come speravo. Quindi tutta bella piena. È molto carino, dai. L'obiettivo sarà riempire ora qua i miei friends direbbero, ma tu sei proprio pazzo. E anche voi lo direte, anche gli iscritti. Riempire tutto qua dietro casa di Manuel. Tutto di grano. Così possiamo fare. Ci vorranno anni per toglierlo tutto, quindi per raccoglierlo. Però secondo me è utile. Infatti dico, ci vorrebbe una cosa abbastanza automatica. In modo che. Oh! Ah, no, ce n'è un'altra. Buono. Continuiamo allora. Abbastanza. Infatti, dovrebbe essere automatica. Automatizzata. In modo che. Con una leva. E tutte le tramoggie messe. Possiamo dire in acqua. Con appena clicchi la leva. Si accendono dei dispenser e buttano l'acqua, così raccolgono semi e grano, in modo che poi chi c'è lo prende. E quindi ovviamente si fa del pane e si dà a tutti. Quindi sarebbe, è una cosa ottima per tutti, non è una cosa per me, è una cosa ovviamente per tutti. Qua è tutto bello che è coltivato. Anche da quella sponda. L'obiettivo, appunto, come vi ho detto, è almeno da fare da qua, da questa linea qua, tutta fino a quella collina e fino a quella montagna. Beh, fino a quando c'è il fiume, in realtà, perché poi là c'è il fiume. Quando facciamo anche questo, fino a qua. L'obiettivo, appunto, voi dite, ma non ci può arrivare l'acqua che c'è qua lì sotto. Ecco, infatti, non è vero, non ci può arrivare. Quindi, non ci arriva, infatti. Noi dobbiamo fare tanti secchi d'acqua e dobbiamo mettere tanti buchi in giro per questa pianura, anche con le linfee, e così in modo da irrigare tutto bene e quindi fare un gran raccolto. Vabbè, qua poi possiamo anche spianare, no, volendo, aspetta invece, facciamo un pochino di cose adesso, dai. Così un po' di lavoro se ne va. Perfetto. Poi verrà tutto sistemato, attenzione. Verranno fatte delle cose che sono utili per tutti. Sempre, ripeto, perché se dite, ma te la stai facendo per te e gli altri. Non vi preoccupate, che è tutta fatta secondo un calcolo. Tanto facciamo fino a qua perché non c'è tempo da perdere e non c'è neanche tanto. Come si dice? Tanta acqua che arrivi lì sotto. Qua dobbiamo mettere della terra, poi ci penseremo anche un altro day. Intanto questa è abbastanza messa più che bene. Su qua il lavoro che stiamo facendo finora. Ok, perfetto. Quindi io direi allora già di iniziare a concludere il video facendo appunto delle cose con l'acqua qua per sistemare. Non avranno la stessa forma, ma vabbè. L'importante è l'utilità di questo schifosissimo, ma in realtà bellissimo, lago a forma di Africa. Ovviamente ora vi faccio vedere il risultato dall'alto.
Ok, saliamo ancora. Questo qua è appunto il risultato del nostro lavoro. Facciamo anche lo screenshot, così ce lo teniamo. Va bene, quindi per oggi è tutto. Quindi ci vediamo con il sole che tramonta. Dov'è? Ci vediamo in un prossimo video.